Quasi 400 atleti hanno voluto salutare il nuovo anno con la partecipazione alla 43esima edizione del Capodanno di corsa, che si è disputato nella giornata di Capodanno in una splendida giornata di sole con temperatura ideale per correre, organizzata dai veterani dello sport di San Giovanni Valdarno e dell'Atletica San Giovannese. La gara era valida come seconda prova del Grand Prix. Subito gli accreditati alla vittoria si sono portati al comando, cappeggiati dal ruandese Manifrascia e dal keniano Kipchumba. Al passaggio attorno al quinto chilometro sono transitati appaiati due atleti, mentre dietro già staccati i magrebini Ash, Zituni e Ai. La seconda parte del percorso, molto più lunga, ha visto consolidare le posizioni di testa e nel finale l'atleta più accreditato, il ruandese Prinien Marina Fascia, ha allungato decisamente negli ultimi 400 metri, staccando il compagno di viaggio Kipchumba, andando a bissare il successo dello scorso anno e migliorando il tempo di ben 23 secondi, staccando il keniano di 9 secondi. Per il terzo posto lotta magrebina con il più giovane Ash su Zituni e Ai, mentre Murad è arrivato sesto, settimo posto per Gergut, ottavo e primo degli italiani l'aretino Emanuele Graziani della polisportiva Policiano Arezzo, che ha preceduto il figlio d'arte Samuele Cassi e il giovane Lorenzo Mora, sempre della Policiano. Nel settore femminile, Gloria Marconi, nonostante i suoi 50 anni, è riuscita a staccare la Gianotte di quasi un minuto e la Strella di quasi un minuto e mezzo. Prossimo appuntamento a Policiano, domenica prossima, con la Befana Campestre.